Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mage Tuning. Oggi nuovo video abbastanza importante in quanto andremo a montare la pedaliera sportiva, quella che fa parte dello sport pack della Mito che hanno messo fuori produzione, quindi sarà sempre più difficile trovare questi accessori sulla nostra Mito. Questi non sono i classici con i gommini rossi, quelli con i gommini rossi sono quelli della linea accessori Alfa Romeo. Questi sono quelli che montava originariamente la quadrifoglio verde e mi pare anche la 155 cavalli, o se no era un optional in più. Comunque, bando alle ciance, come potete vedere abbiamo dei gommini proprio al di sotto del pedale e quindi saranno semplicemente da incastrare, non c'è bisogno di bucare niente. L'unica cosa che va bucato è la parte del Metto questi da parte, è la parte dell'appoggiapiede, in quanto ci sono tre fori da fare, quindi avremo la necessità di utilizzare il trapano. Quindi, bando alle ciance, andiamo subito a montarla. Ok ragazzi, andiamo a rimuovere il primo pedale. Oppa, se ci riesco. Ah no, questo non ce l'ha manco il gommino. Se è proprio tutto di plastica. Allora togliamo questo. Pensa un po'. Uno. Come al solito ci armiamo di sgrassatore, Chantecler, io oramai mi ci faccio pure il bagno perché lo uso sempre e andiamo a dare un minimo di pulita all'attacco dei nostri pedali perché a me piace fare le cose per bene. Una volta tolto un po' di sporcizia andiamo a mettere il primo pedale. Entrato. Ok ragazzi, ci sarà un po' tribolare perché in poche parole dobbiamo andare a prendere questo pirulino qua e tirarlo dal centro del pedale, quindi mi devo un po' attrezzare con delle pinze. Ci vediamo appena finisco perché sto un po' scomodo. Allora ragazzi, la mano pelosa che vedete non è la mia, ma quella di mio padre, e come potete vedere ho montato i tre pedali e quello del freno l'ha montato papà, così si prende parte del merito. E poi adesso andiamo a montare il poggiapiede. Alla fine non utilizzerò più i rivetti, ma da consiglio saggio delle viti autofilettanti. Poi in ogni caso se non reggono provvederemo con dei rivetti. Ok ragazzi, tutto montato, tutto finito, tutto molto bello. Sicuramente avete visto qualche segno sui pedali perché comunque l'ho comprata usata perché nuova non conviene. Detto ciò, vi ricordo di iscrivervi alla mia pagina Instagram Mitch Tuning, di iscrivervi al canale e soprattutto se il video vi è piaciuto mettete un bel like. Ciao a tutti.